un 2013 da inquinamento record. La concentrazione di gas serra in atmosfera sta crescendo a ritmi mai visti prima, un trend che, se dovesse continuare, porterebbe ad un'accelerazione del riscaldamento globale e ad una maggiore acidificazione degli oceani. A lanciare l'allarme è l'OMM, Organizzazione Mondiale della Meteorologia, attraverso l'annuale rapporto sulla quantità di gas serra presenti in atmosfera. Nell'ultimo anno la concentrazione di anidride carbonica ha fatto segnare il valore medio di 396 parti per milione, mostrando una crescita annuale mai così elevata dal 1984 e un aumento del 142% rispetto alla metà del Settecento, era preindustriale. A questi ritmi la CO2 raggiungerà il valore medio globale di 400 parti per milione entro il 2016. Preoccupano anche altri gas potenzialmente nocivi per noi e per l'ambiente. Metano e protossido di azoto segnano rispettivamente un incremento del 253 e 121%. I valori di concentrazione sono quindi in crescita nonostante oceani e biosfera si impegnino nell'assorbimento di circa metà delle emissioni. Il rapporto mostra che l'acidificazione degli oceani ha raggiunto valori mai toccati negli ultimi 300 milioni di anni. Critico ma ottimistico il segretario nationale dell'OMM, Michel Jarrot, che sostiene come stia scadendo il tempo a nostra disposizione, ma anche come il mondo abbia gli strumenti per mantenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi Celsius al 2050, obiettivo primario per evitare le più gravi conseguenze.